Questo pomeriggio vogliamo parlarvi di un bel progetto che può dare un esempio di come noi possiamo fare qualcosa nella conservazione, possiamo dare un nostro contributo a quello che è la conservazione di magari di una popolazione di animali, di una specie in particolare in un nostro territorio. E vogliamo raccontarvi la storia di amici che si sono messi insieme in un'associazione per conservare, in questo caso, il pesce persico o persico reale, come viene anche detto. È un pesce che vive nei nostri laghi. Ho qui con noi a parlarne Matteo Felice, fotografo e videomaker, prego ragazzi, e Giovanni Fasoli, zoologo, fondatore associazione senza scopi di lucro La Pinta. Ciao ragazzi, benvenuti. Buongiorno. Ciao. Ho detto bene Fasoli, vero? Sì, sì. Si pronuncia, no, volevo essere sicuro. Benvenuti ragazzi, è un piacere avervi qui, perché comunque parliamo di un progetto pratico e siete intervenuti per favorire le popolazioni di pesce persico. Intanto Giovanni, conosciamo meglio il persico reale o pesce persico, quali sono le sue caratteristiche? Sì, beh, il pesce persico è un percide, è un animale diciamo considerato autoctono, quindi diciamo originale, sì, non introdotto in secondariamente, e diciamo che abbiamo scelto il pesce persico come animale simbolico, sia perché è molto apprezzato anche in cucina, sia perché sia un valore economico tradizionale, è in diminuzione numerica nei nostri laghi. Quindi nel Lago Maggiore voi avete operato Maggiore, soprattutto, vero? È un animale che ha delle caratteristiche molto particolari rispetto ad altri pesci, c'è una doppia pinna dorsale con dei raggi spinosi. E una caratteristica particolare è quella che si riproduce non con delle uova singole, ma con dei nastri ovarici che arrivano, a seconda delle dimensioni della femmina, fino a 2,5 metri, anche 3. Accidenti, notevoli. E hanno una struttura, diciamo, cava all'interno, che permette di mantenere tutta la struttura unita. Noi, facendo questo lavoro, favoriamo la riproduzione perché in natura spesso loro depongono sulle alghe, quindi una parte di questo lungo nastro tocca per terra e va in anossia, cioè mancanza di ossigeno, quindi i pesci, le uova marciscono. Invece usando le legnaie che sono diciamo tradizionalmente usate dai vecchi pescatori, sì, sul lago, manteniamo questo nastro molto più elevato, quindi più ossigenate. Diciamo, siamo arrivati ad avere una schiusa quasi del 100%, cioè tutte le uova fecondate si sono schiuse. Matteo, perché è così importante per voi il pesce persico? Lui ha accennato che ha una valenza anche tradizionale, insomma, nella cucina, ma ci sono vari aspetti, è vero? Sì, il primo è proprio perché noi abitiamo sul Lago Maggiore da sempre, da quando siamo nati, quindi per noi è proprio un po' una cosa che ci sentiamo dentro di dover fare, fa di proteggere, esatto. E ci piace l'idea di poter mostrare attraverso le immagini il lavoro che facciamo alle nuove generazioni, in particolare quante cose meravigliose abbiamo nel nostro lago, perché spesso si pensa che sia bello immergere solo nel mare, che immergere nel lago, fare immersione nel lago non è così bello, in realtà secondo me è addirittura più bello perché si scoprono cose molto più particolari e molto meno viste da tutti, perché sono cose abbastanza rare. Fare immersioni nel lago è un po' più complesso e soprattutto magari ti trovi delle condizioni di acqua più difficili e quindi è un po' più una scommessa e vedi cose che sono sempre nuove, quindi è molto bello, molto suggestivo. E tra l'altro Giovanni, tornando alle difficoltà, quali sono le difficoltà per la sopravvivenza del pesce persico, allora, in generale e soprattutto nel Lago Maggiore? Il persico cioè in realtà, per carità, sopravvive, si riproduce, non è che le nostre legnaie, anche proprio a livello numerico, hanno ancora un'influenza e un impatto ecologicamente valido, sì, no? Sì, esatto. La nostra idea è di espandere il progetto a tutti i comuni del lago, allora a quel punto potrebbe essere che l'aiuto diventa reale. Ma dagli anni 90, diciamo, c'è stata una crescita di alcuni competitori, tipo sì, il Lucio Perca e adesso anche la Cerina, che tra l'altro può anche riprodursi e fecondare le uova del persico con prole fertili. Quindi c'è una problematica anche a livello genetico, sì, notevole. E quindi diciamo la popolazione di persico è diminuita. In realtà noi il persico l'abbiamo preso in considerazione sia perché c'era questo risveglio delle antiche tradizioni legate alle fascine che noi abbiamo strutturato invece in legnaie, si sono viste le immagini di questi cespugli, no? Qui tanto stiamo vedendo delle uova, giusto? Uova. Dico sì, bene. Qua vediamo le uova che qui sono riprese riprese delle uova degli avannotti che si stanno sviluppando delle avannotti, all'interno sì, delle uova. Hanno uno forza. Sviluppo
legato come tutti i pesci alla temperatura, e quindi si sviluppano e escono queste piccole larve che sono mezzo centimetro, quindi molto difficile anche da fotografare e da riprendere. Qua siamo a un 5-1. Diciamo, beh, accidenti, sì, un ingrandimento notevolissimo. Tu, Matteo, hai fatto il video e foto di queste, certo, di queste cose. Tutte e due, in realtà sono anch'io un videomaker, spettacolo, fotografo. Sì, il bello di questo progetto è un po' quello di raccontare, no, anche, certo, il vostro lavoro di conservazione attraverso immagini e video che stiamo vedendo anche oggi in trasmissione. Come vi siete organizzati per realizzare le legnaie? Quante ne avete installate finora? Chiedo a te, Matteo. Allora, noi siamo arrivati, è 5 anni che questo progetto va avanti, il grande salto l'abbiamo fatto quest'anno perché abbiamo introdotto la Persica, anche questa telecamera che rende visibile questo spettacolo. Bellissimo, Persicam, fantastico. Sì, la scelta è stata oculata. Bellissimo, no? Webcam che praticamente rende visibile 24 ore su 24 la vita della legnaia a chiunque, quindi questo è stato veramente il colpo che ci ha permesso di riuscire a... Si può collegare e vedere? Sì, attraverso il nostro sito web www.incubatoionaturale.it, il nostro canale che collega al canale YouTube, e puoi vedere in diretta a qualunque momento. La cosa bella è che noi abbiamo creato una rete importante che si sviluppa quotidianamente, si sviluppa ogni giorno di più, quindi partecipano insieme a noi tantissime altre associazioni, dalla FIPSAS, Comune di Verbania, di Arona, Acquaviva, cioè capisci, veramente si è creato, noi lavoriamo col gruppo Foca Monaca di Lele Coppola, che voi sicuramente conoscete, certo, Eugenio, certo, Manghi, cioè tutti quelli che si avvicinano a questa, questi lavori, cose che facciamo, e lo vedete anche dalle immagini quanta gente collabora, siamo veramente in tanti ormai e stiamo sempre più in evoluzione, perché il nostro obiettivo, naturalmente noi non abbiamo ancora raggiunto nulla, abbiamo impostato un progetto bellissimo secondo noi che è in continua evoluzione, e quest'anno vogliamo riuscire a non avere solo una Persica, magari averne due, tre, magari anche negli altri laghi di Mergozzo e Orta che sono lì vicini al nostro lago, certo, Maggiore, quindi è veramente un progetto in espansione, abbiamo bisogno di tutti e voi in particolare anche di voi, e ci piace l'idea di andare avanti, di crescere, di mostrare. Sì, perché poi alla fine è dare un passaparola, no? Alla, certo, fine, quando poi si fa vedere un progetto che funziona anche solo localmente, puntiforme, va bene, però è un'idea che poi si può estendere in altre zone del lago, come dicevi giustamente. Ma tu, noi, Giovanni, quando prima facciamo delle serate di sensibilizzazione, intitoliamo le nostre serate "Il mondo che gli altri non vedono", proprio perché il sott'acqua in particolare è un luogo sconosciuto. Altro che... E lo era anche per noi in realtà, perché mettendo la telecamera abbiamo scoperto delle cose inimmaginabili, cioè abbiamo proprio vissuto, perché noi chiaramente siamo stati attaccati soprattutto nel periodo riproduttivo per molto tempo, e quindi, cioè, si creano delle comunità intorno a questa legnaia quando di solito il lago è quasi un deserto, ma con centinaia e centinaia di pesci, cioè, e di interazioni tra, non so, lo sbasso che scende e cattura, una biscia d'acqua addirittura a 8 metri, sì, assolutamente. E lì avete una bella popolazione di natrici tessellate, che sono grandi predatrici di pesci. Sì, però a 8 metri nessuno se l'aspettava. Non ce l'aspettavamo neanche noi a 8 metri di profondità. Accidenti, 8 metri in effetti è tanto, però sono animali che... Quindi abbiamo scoperto proprio un mondo capaci, anche nel piccolo notturno, perché usiamo una luce bianca perché gli aerei non riusciamo a usarli, per cui si creano, velocizzando le immagini, dei turbini di plancton, quasi fossero dei tornado, cioè, quindi delle cose incredibili, veramente. Bellissimo. Abbiamo scoperto un mondo che anche a noi era sconosciuto, e vogliamo divulgare questa cosa nelle scuole, in televisione, insomma, in tutte le... È sicuramente affascinante, possibili. Tra l'altro io stesso mi sono un po' perso nei vostri filmati che postate sui social, ho visto dei filmati bellissimi, per esempio interazioni pacifiche, se vogliamo, fra i pesci persico e i lucci che frequentano anche loro le vostre cataste di legno. Il problema è un po' il siluro, abbiamo un po' di problemi. Volevo chiedervelo prima di salutarci, uno dei grandi problemi del Lago Maggiore, e non solo, purtroppo non in Italia, solo, è il siluro, c'è il siluro. Sì, il siluro quest'anno veramente, potendo seguire attraverso la Persica, poi facendo immersioni, il problema è molto grosso, nel senso, anni fa io immergo da 20 anni al Lago Maggiore, lo vedevi una volta ogni tanto, ormai è una costante, ed è una costante di varie dimensioni. Nel periodo di aprile, maggio, così, quando l'acqua si scalda, sono arrivati dei siluri enormi, 1,5 metri, 1,80 metri, pesci molto grossi. Ultimamente, nel periodo più invernale, è roba più piccola, ma che sono ancora più dannosi, perché sono ancora più voraci. Il problema siluro è un problema che bisogna cercare di affrontare, che noi abbiamo soltanto
sollevato, non è che l'abbiamo scoperto noi naturalmente, no, certo. Però è un problema che va preso un attimino più con serietà, perché noi lo riteniamo un problema grosso, non hanno predatori. Esatto. Insomma, bisogna fare veramente qualcosa anche in questo senso. Loro bisogna fare qualcosa. Grazie ragazzi, grazie a Matteo Felici e Giovanni Fasoli, fondatori dell'associazione La Pinta, fotografi, videomaker, insomma è stato un piacere parlare con voi, perché grazie. È veramente uno spunto anche per altri che vogliono intraprendere questo tipo e magari collaborare con voi questo tipo di progetti. Assolutamente. Grazie ragazzi, ora è il momento di guardare insieme il nostro prossimo documentario.